Una storia ambientata in Russia e narrata da uno scrittore bolzanino. 357 pagine, edito da Curcu e Genovese, Vino Russo è il romanzo con il quale l'insegnante bolzanino Fabio Marcotto racconta un giallo collegato all'enomafia russa. All'Ermitage di San Pietroburgo, sotto un quadro sfregiato di Picasso, viene trovata una bottiglia di vino rosso quasi vuota e senza etichetta. Lo stesso si ripete in altre due occasioni. Ad indagare viene chiamato Mariano Cuttin, massima autorità enologica, che conosce Lara, un affascinante interprete che lo guida nelle ricerche tra le cantine di miliardari russi. I due finiranno coinvolti in un omicidio e dovranno cercare rifugio in Italia, prima a Trento e poi a Bolzano, ma la potente enomafia russa non li perderà di vista. Un'idea, quella di Vino Russo, nata da una personale esperienza in Russia dell'autore. Ma io ho vissuto 7 anni a San Pietroburgo in Russia e poi in Ucraina 5 anni, lavorando appunto come lettore, e quindi la mia è stata un'esperienza forte, direi, un confronto con la realtà russa, con la cultura, e sulle situazioni quotidiane ho avuto molto da imparare. Io cercavo di muovermi, di comunicare, e un po' da questa mia esperienza nasce il libro. Chiaramente l'eroe ha molti tratti autobiografici, ci ho messo 4 anni a scriverlo e spero il risultato sia buono. Il viaggio di Marcotto, che vaga da San Pietroburgo a Mosca, da Tbilisi a Odessa, è fatto in un mondo di odori nuovi e originali e con un messaggio ben preciso da lanciare al pubblico. Il messaggio è quello di, almeno nel mio caso, di raccontare una realtà straniera, sconosciuta, con gli occhi appunto di un, non di un turista, di un visitatore lontano da questa realtà. Quindi i temi, l'incomunicabilità, l'incontro scontro tra due culture, le presunte vicinanze, analogie tra Russia e Italia o Russia e Europa, che alla fine non sono tali. Quindi ecco, questo è un tema che mi preme. Poi dopo il resto, diciamo così, è un pretesto per far muovere l'azione e il nostro protagonista. Nato e cresciuto a Bolzano, Fabio Marcotto ha studiato a Firenze e a Costanza. È stato lettore di lingua italiana all'Università Statale di San Pietroburgo e attualmente lavora con la stessa funzione alla Metchnikov di Odessa. Ha pubblicato le raccolte di racconti Barduce e Masterà, le storie Maledetta bicicletta e il romanzo breve Vino dentro, dal quale sono stati tratti un monologo per il teatro e un film.